bellezza e non puoi farci niente se non accettarlo. Un cambiamento alla volta, un nuovo modello alla volta, una nuova Audi elettrica alla volta, un SUV Audi alla volta. È il turno di Q4 e-tron, il SUV elettrico premium compatto. Già Audi sono l'ultimo marchio di una lunga serie ad aver scioccato il proprio pubblico manifestando l'intenzione di non sviluppare più nulla che non sia 100% elettrico già a partire dal 2026. In realtà già oggi, che siamo solo nel 2021, escono più Audi elettriche che non diesel e benzina, ma forse non è del tutto una brutta notizia, forse è sufficiente sradicare certe convinzioni, forse è sufficiente fidarsi e mettersi al volante. In questo video perché Audi Q4 sì e perché forse ancora no. Q4 e-tron, dunque il quarto modello Audi nativo elettrico dopo e-tron 4, e-tron Sportback ed e-tron GT, nonché il più abbordabile vista la sua natura di sport utility di dimensioni compatte. Un profilo completo del prodotto lo ha già delineato il collega Emanuele qualche mese fa. L'invito è quello di andarvi a ripescare dal sito web o dal canale, a seconda della piattaforma dalla quale siete in ascolto, la nostra video anteprima statica. Ripassiamo comunque insieme le caratteristiche principali. Costruito sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, la spina dorsale cioè anche di Volkswagen ID3 e ID4, ma anche Skoda Enyaq e Cupra Born, Audi Q4 e-tron è un SUV dalle proporzioni sportive e dall'immagine high-tech, vedi i giochi di luce digitali dei gruppi ottici, che in termini di dimensioni si piazza a metà strada tra Q3 e Q5, misurando in lunghezza 4,59 m. Magie del pianale elettrico, in particolare di interasse lungo e sbalzi brevi, la capacità del bagagliaio a quella di Q5 è identica a 520 litri con tutti i sedili in posizione, mentre l'abitabilità per i passeggeri è addirittura paragonabile a quella di Q7. Al volante l'impressione di sedere a bordo di un Audi sì, ma di un Audi che con testa e cuore già 10 anni avanti, è rafforzata da un arredamento che ricorda un po' quello della cameretta di un adolescente con la passione dei videogiochi. Ho il virtual cockpit configurabile come sempre in mille modi diversi, ho il display centrale dell'MMI Plus con MMI Touch e piattaforma software MIP3 per una potenza di calcolo alla velocità del suono, display da 11,3 pollici, cioè il più grande display mai adottato da un Audi di serie, display che oltretutto è nettamente orientato verso il guidatore come se chiedesse di entrare nel suo campo visivo, orientato verso il posto guida come del resto i comandi sottostanti della climatizzazione. Ottima notizia sono pulsanti fisici che premendoli fanno un bel click. Aeronautico molto più che automobilistico, LED up display con realtà aumentata, un optional a pagamento è vero ma troppo ganzo per non farci un pensierino. Il nuovo volante, dalla corona tagliata sia sopra che sotto e sulle cui razze superiori sono ricavati comandi non solo di tipo virtuale ma anche dalla sempre più familiare funzione dello swipe, dello sfioramento. In effetti più che un volante mi sembra di impugnare un tablet, con la differenza che se provo a scuoterlo non si ribalta nessuna grafica ma girano le ruote. Trovo particolarmente indovinata anche la console centrale a pensilina, un pannello che fondamentalmente funziona anche come tettoia per il vano portaoggetti inferiore e sulla cui superficie trova alloggio la levetta, o meglio ancora la barretta, del selettore delle modalità di guida in avanti o in retromarcia. Definirlo leva del cambio infatti sarebbe improprio. In generale ogni funzione è a portata di dito come su una postazione da gaming, un posto di guida ricco di accessori sofisticato, ma non per questo che veste stretto come un corpetto. Al guidatore resta sempre ampio margine per sgranchirsi le gambe, il busto e gli arti superiori. Tanto spazio anche per cianfrusaglie e bottigliette, vedete ad esempio il vano ricavato nella parte superiore del pannello interno porta, un vano che ospita bottigliette fino a un litro di capacità. Tanto spazio davanti, spazio anche soprattutto in seconda fila, niente trasmissione, niente tunnel. Niente organi di trasmissione nemmeno nel caso di trazione integrale, ovvero il genere di trazione che equipaggia proprio l'esemplare che sto guidando, un esemplare di Q450 e-tron 4, la versione più performante almeno al lancio. Due motori elettrici, uno all'avantreno, uno al retrotreno, potenza combinata di 299 cavalli, ma soprattutto un sistema di trazione 4 elettrica che rispetto a un sistema di trazione 4 tradizionale con buona pace dei conservatori è due volte più veloce.
È la versione più sportiva, perciò mi riesce del tutto naturale sperimentare innanzitutto le sue qualità sportive. Per cui dal Drive Select salto le prime tre posizioni, imposto direttamente la modalità Dynamic e butto Q4 tra le curve, non prima di aver abbandonato il centro abitato. Quasi 300 cavalli, quindi come il 2 litri turbo di una S3, con la differenza che se nel caso della compatta si può a buon diritto parlare di curva di coppia, i 460 Nm di Q4 bimotore pestando sul gas prendono letteralmente l'ascensore. Te ne accorgi poco prima di un sorpasso, quando più che una manovra ti sembra di attraversare un'esperienza di teletrasporto. Tra le curve di montagna, quindi nella guida più chirurgica, le sue 2,2 tonnellate di peso si fanno sentire, tuttavia sono anche abbastanza ben distribuite, essendo dovute in larga parte proprio ai grossi accumulatori agli ioni di litio sistemati sotto il pianale. Abbastanza leggero invece l'anteriore, il motore elettrico sistemato all'avantreno pesa soltanto 60 kg. Il mio personalissimo consiglio per assaporare al meglio le sue proprietà di SUV sportivo è quello di impostare alla massima intensità la frenata rigenerativa, lavorando cioè più di pedale dell'acceleratore che non con il pedale del freno, e sfruttare i due motori elettrici anche come inversori di spinta. A mio avviso, soprattutto in discesa, si ha una sensazione di maggiore sicurezza e controllo. Dovessi scegliere io il super tecnologico Q4 in fuoristrada, non ce lo porterei, ma è uno scrupolo solo per non sporcare la carrozzeria, perché in fondo trazione integrale e altezza da terra non gli mancano. A voi non dispiacerebbe rovinare cerchi come questi? Metti invece che al suo 0-100 in 6,2 secondi non ci interessi granché. Metti che a Q4 chiediamo più coccole che non manifestazioni di forza. Allora imposteremo la modalità efficiency e di Q4 ci godremo l'altro lato del suo carattere, quello forse ancora più istintivo, quello vero di silenziosissimo tappeto volante con cabina di business class. Accennavo alle batterie, quelle da 77 kWh di capacità netta di Q4 50 e-tron sono accreditate di un'autonomia di percorrenza fino a 487 km, una distanza che tuttavia non mi sentirei di scolpire nella pietra, visto che è soggetta all'influenza di una lunga serie di fattori. Molto probabile che nell'impiego reale il dato sia inferiore di qualche decina di chilometri. Se la priorità è l'autonomia long range, allora c'è la versione Q4 40 e-tron, un solo motore elettrico posteriore da 204 cavalli, batterie sempre da 77 kWh e autonomia dichiarata fino a 520 km. Se invece desideriamo possedere un SUV elettrico Audi, non importa con quali credenziali, c'è la versione entry level Q4 35 e-tron, un motore elettrico al posteriore da 178 cavalli, batterie da 52 kWh e autonomia fino a 340 km. Un'offerta perciò sartoriale. Listino prezzi, ecobonus escluso, a partire dai 45.700 euro di Q4 35 e-tron in allestimento base, fino ai 63.000 euro di Q4 50 e-tron 4 in configurazione top di gamma S-Line Edition. Più moderno come design, più tecnologico e anche più confortevole al proprio interno rispetto ai suoi due più anziani fratelli della gamma Q, Q3 e Q5, nuova Q4 e-tron paga dazio semmai in termini di comunicatività, umanità del feeling di guida, sia ovviamente anche in chiave di autonomia di percorrenza, oltre che di capillarità e tempistiche della rete di rifornimento, ma questo non è un problema solo suo, né è responsabilità di mamma Audi. Per essere un SUV premium elettrico compatto è il prezzo semmai che inizia davvero a farsi interessante, specie se si opta per la formula del noleggio Audi Value tutto incluso. Nel caso ad esempio di Q4 40 e-tron, rate a partire da 499 euro tutto incluso, servizi relativi alla ricarica compresi. Ogni nuova Audi elettrica genera un dibattito, lasciate perciò il vostro commento qui sotto nei commenti, che sia positivo o negativo, purché vi comportiate da signori. Lasciate un like al video se lo avete trovato interessante, iscrivetevi al canale e unitevi alla nostra sempre più folta community. Continuate a seguirci anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, oltre che naturalmente sul nostro sito internet www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!